Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video, ragazzi. Come vedete, già siamo a bordo del Su-27. In realtà, ragazzi, questo è il J11, che non è altro che la copia del Su-27. Non vi preoccupate, le performance sono identiche, non cambia assolutamente nulla tranne che la mimetica. Quindi, appunto, al di fuori di quello, per il resto non cambia assolutamente niente. Anzi, vi dirò, forse mi piace di più questa mimetica che quella di base del Su-27 russo. Quindi, diciamo che per il resto non cambia niente. Purtroppo, non abbiamo a disposizione il cockpit dell'aereo, perché probabilmente devono ancora fissarlo o altre cose, quindi per il momento diciamo dobbiamo accontentarci così. Oggi, come stavo già dicendo, faremo un paragone tra Su-27 e F-15, che sono stati i protagonisti, diciamo, del trailer di War Thunder, e capiremo un attimo chi tra i due potrebbe averla vinta, perché alla fine sono stati, diciamo, come dire, ostili tra di loro per molto tempo, e c'è chi diceva che uno fosse migliore dell'altro, però appunto oggi andiamo a capire effettivamente quale dei due potrebbe averla meglio. Tendo a precisare che non sono un fan né dell'F-15 né del Su-27, meglio, cioè non faccio il tifo né per uno né per l'altro, però tenderò a dire che a fine del video faremo delle analisi e capire effettivamente quale dei due secondo voi potrebbe averla meglio in un dogfight. Ora decolliamo. Ovviamente il bello è sempre bello, ragazzi. Di base monta già 2R73, già questo basta e avanza. Per intenderci, ragazzi, basta che prendete un po' di quota, ruotate l'aereo e poi dopodiché tirate sul muso. Ovviamente lui brucerà più del 60% della sua velocità, però ragazzi, questo serve proprio per far passare avanti il vostro nemico, che è alle vostre spalle, alle vostre ore 6, e appunto dopodiché appunto potrete abbatterlo. A livello di contromisure, ragazzi, devo dire che è molto interessante. Lui le spara da qui, da questi quadratini che abbiamo, questi rettangoli che abbiamo sulla coda, vedete? E credo siano anche ottimi nella loro posizione, proprio perché servono per eludere in maniera giusta, lo spero, i missili nemici. Allora, avviciniamoci a quel MiG-15. Quella è una manovra che va fatta solo se in determinate condizioni e, diciamo, altitudine e tutto quanto vi permette di poterlo fare. Tendo a precisare, ragazzi, che il Cobra non si può fare ad alta quota, o meglio, ci saranno situazioni in cui probabilmente vi riuscirà, però diciamo serve, lo si può fare principalmente a bassa quota. Guardate, noi abbiamo un nemico a ore 6, noi freniamo, dov'è? Ok, qui, mettiamoci più bassi di lui, ok, mettiamo manetta, lo facciamo passare avanti, attivi il missile, ovviamente l'aereo ha frenato tantissimo, tu puoi agganciarlo così e poi sparare il missile, tanto il missile è quasi manovrabile che andrà lo stesso a bersaglio, quindi l'obiettivo, ragazzi, ripeto, e mettersi in una posizione di vantaggio in modo tale che appunto poi abbatti l'aereo. Se vogliamo provare anche ad alta quota, potrete vedere che sarà molto più difficile, probabilmente perché ad alta quota l'aria è più rarefatta, quindi fare un Cobra non è proprio così facile. Non ho detto che è impossibile, ma sarà molto più difficile, soprattutto per chi non lo sa fare o diciamo guarda questo video e vuole imparare a farlo. Dunque, noi ce l'abbiamo già agganciato. Ok, noi proviamo a metterci a sui R6. Lui, boh, ci fa una manovra. Li passiamo avanti. Però, dai, sei più veloce, sei più lento di un MiG-15. Ecco, da un punto di vista di accelerazione, ragazzi, posso dirvi che non è stra veloce. Probabilmente con le modifiche, perché questo qui ha tipo 11.500 di spinta, che è tantissimo, per ogni motore. Quindi, peccato per lui, sono 22.000. Allora, non so, siamo a questa quota, abbiamo fatto un paio di manovre. Proviamo a fare. No. Sicuramente è manovrabile, ragazzi, non sto dicendo che non sia. Però fare il Cobra ad alta quota, guardate, facciamo finta che non ce l'abbiamo ore 6. Facciamo questo, sto eseguendo la manovra. Ok, si può fare, ma a 700 all'ora. 700 all'ora, ragazzi, è veramente poco, soprattutto a questa altitudine. Quindi, però devo dire che
È complesso. Poi ovviamente il sistema di puntamento è... Vabbè, cioè, posso sparare così, lui andrà lì e... Segue il bersaglio, guardate. Cioè... Garantisce il 100%, ecco. A livello di spinta invece, ragazzi, allora, sicuramente lui ha molto da dire la sua a bassa quota. A bassa quota, ragazzi, è molto meglio dell'F15. Già ve lo dico, purtroppo. A livello di spinta, velocità massima, se la gioca con l'F15. A livello di accelerazione io credo sia leggermente inferiore. Lo vedrete anche voi tra un po'. Però, non lo so, io vi dico... È sempre bello fare il Cobra, però a livello di manovrabilità lui vince a occhi chiusi, proprio non c'è neanche bisogno di dirlo, cioè, l'avete capito. Però ci sono pro e contro, ecco perché diciamo in certi momenti lui se la va a pareggiare con l'F15, perché non è che puoi stare sempre a fare il Cobra, cioè non ha senso. Anche perché tu, dopo che ti sei fatto il Cobra, l'unica cosa che ti rimane è appunto accelerare, quindi, perché sei fermo. Per un aereo essere lento significa, soprattutto questo DR, essere morto, perché non puoi scappare da missili, non puoi fare nulla. Però il Cobra è sempre un'ottima soluzione, diciamo, come deterrente contro aerei che ci sono in 6. Però appunto dopo devi accelerare il più velocemente possibile, altrimenti sei morto. Guardiamo su come fare il Cobra. Bene ragazzi, io mi diverto molto con questo aereo, non vedo l'ora che lo rilasciano, lo devo sbloccare ovviamente, però sarà l'unico aereo che dovrò sbloccare dei cinesi. Ai russi devo, è un po' lunga la storia, diciamo almeno un Su-27 ce l'ho. Insomma è bello ragazzi, maneggevole, soprattutto anche alle basse velocità, che molti aerei solitamente a basse velocità stallano, non manovrano, invece lui ha un ottimo rapporto peso-potenza, quindi anche alle basse velocità lui continuerà a girare, cioè voi potrete girare all'infinito, tanto non vi preoccupate, gli altri stalleranno, voi no, quindi andate tranquilli proprio su questo punto di vista. Non mi sento di dire altro, se non avete mai visto l'aerofreno, lo faccio vedere ora, eccolo qui, enorme. Insomma, tutto molto carino. Ora passiamo all'F15. Sono già 10 minuti di video, farò qualche tanto. L'F15, ragazzi, che come ho già detto in un video, sarebbe uscito obbligatoriamente sotto l'F4 Phantom. Perché? Perché ragazzi, era una lineup morta da tempo. C'era questo F4 che nulla da togliere all'F4, però era lì a far la muffa, e quindi hanno fatto una cosa intelligente di mettere l'F15 lì. Ragazzi, tendo a precisare che a quanto pare sembra che la spinta dell'F15 per ogni motore sia inferiore, ma lo vedrete tra poco, fidatevi, tutto è tranne che inferiore a livello di spinta. Mentre, giustamente non l'avete visto prima, il J11 o il Su-27 come volete ha una spinta di 11.570 per motore, che è tantissimo, ma è tantissimo, e ovviamente un bel po' di contromisure, non tantissime, non permette di installarne altre, però sono 96 di grosso calibro, dovrete utilizzarle in maniera diciamo ponderata, non dovrete sprecarle. Invece per quanto riguarda l'F15 ne può portare davvero un sacco, già di base ne ha 240, vediamo se ne può portare altre, no, però 240 sono già tante, però non sono di grosso calibro, sono delle piccole contromisure, ecco perché ne avete 240, però fidatevi, vanno bene anche loro, non state lì a guardare ogni minimo dettaglio. A livello di spinta voi direte sì, ma è inferiore, no, fidatevi, perché ora va bene, prendiamo la pelle, non abbiamo bisogno di tutti quei corsi. Ok, andiamo. Qui il cockpit, per esempio, l'hanno già sistemato. Poi ovviamente mancherà qualcosina. 940 dovrebbe essere la quota. 01 è il Mach, quindi appunto il Mach. 1G appunto è la forza di gravità, ora è 1, quindi giusto che sia così. Andiamo con un po' di spinta, guardate, 1.7, addirittura in accelerazioni a 2G questo aereo, addirittura aumenta, ora dovrebbe diminuire. Purtroppo ragazzi, ora non voglio dire una cavolata, che si chiede tutto, non ha il sistema di puntamento come il Su-27,
quindi con la visione del casco, purtroppo non ho capito per quale motivo, in teoria dovrebbe averla, però vabbè. A livello di spinta, ragazzi, guardate quanto accelera di più del suo 27, guardate, cioè questo qui per togliersi da situazioni scomode è perfetto. Ovviamente potrete sparare i missili anche con una certa angolazione, tanto i missili sono abbastanza manovrabili, però ecco, guardate, è un po' difficile da manovrare l'aereo, a differenza di un Su-27 che anche oltre il Mach 1 riesce a manovrare. Poi ovviamente tira un sacco di G e il pilota è sempre sottoposto quasi a svenimenti, però diciamo che nel complesso l'aereo, vedete, è un po' macchinoso, ecco, non è proprio super manovrabile. Proviamo a fare qualche manovra un po' particolare intorno ai 700-800 all'ora, vediamo se come il Su-27 riesce ad avere un'ottima manovrabilità, anche se lui di base già con i motori al 100% senza forza bruciatore va davvero forte, quindi si compensano l'F15 e l'F15, il Su-27 e l'F15. Guardate, allora siamo intorno a questa velocità. Vediamo, proviamo a virare, mettiamo anche i flap da combattimento da decollo. Allora sì, vira, ma non, guardate, brucia, secondo me finisce per stallare l'aereo, a differenza del Su-27 si vede che è un po' più lento, non perché, ragazzi, ripeto, non è che faccio il tifo per il Su-27, soltanto che qui sono oggettivo e bisogna guardare in faccia la cose. Secondo me, ripeto, ad alta quota lui riesce a dire la sua, perché effettivamente a livello storico l'F-15 era molto più manovrabile e molto più tosto da battere ad alta quota. Noi proviamo, guardate, nonostante siamo in quanti gradi? 30 gradi, ma noi potremmo portarlo anche a 40, lui continuerà lo stesso ad accelerare. Io vi ricordo che questo aereo viene utilizzato anche per abbattere i satelliti, non so se lo sapete, quindi, cioè, guardate, è continua. Ovviamente mantiene la velocità, però aumenta il Mach perché l'aria diventa più rarefatta, lui diventa sempre più veloce. Vediamo se ad alta quota lui è più manovrabile. Niente di speciale. Infatti siamo finiti a 700 all'ora. Ovviamente il Cobra con le sue pincelle è veramente impossibile, però riesce ad avere degli ottimi angoli d'attacco, quindi quando il muso tira su, come ho già detto prima, riesce appunto ad agganciare il bersaglio e attaccarlo. Devo vedere, sì, ok, vedete le prese d'aria? Cambiano angolazione in base alle velocità, altitudine e tutte le cose lì, quindi da quel punto di vista vediamo se riusciamo a attaccarlo. Ok, vabbè, un Lion 9L ci può stare, però anche parecchio vicini. Allora, un'altra cosa molto figa è il cannone autorotante, guardate, cioè è una figata che lo vedi lì, che vedi anche quando tu spari, vedi partire il fascio di proiettili da quel lato. Vediamo. Ok, qui abbiamo anche l'aiuto per la convergenza, vedete la X? Diciamo solo qui. Ti aiuta un sacco, vabbè, sono anche io ciecato che non ci riesco, però ragazzi vi assicuro che è veramente veramente ottimo, anche in simulativa questo darà un sacco di, ma secondo me sarà più divertente in simulativa questo che in realistica, secondo me, come anche il Su-27 a fare i Cobra e tutto quanto, perché ovviamente, ragazzi, per quanto riguarda i controlli è molto più facile fare il Cobra con il full real control, quindi con appunto i controlli completamente realistici, quindi dove hai il pallino, il cerchio e tu appunto manovri, che appunto con i manovri, con i controlli realistici, perché sono molto più, diciamo, si sente un sacco l'interferenza della AI, quindi dell'intelligenza artificiale, però nel complesso devo dire che non è male. Facciamo un atterraggio come si deve, vediamo se a che velocità si può atterrare con questo aereo. Ecco quanto di velocità con la che ci schiantiamo. Eh sì, lo capivo, ma
Ecco, queste vocine dopo un po' diventano un po' nevrotiche, però va bene. Vediamo, planiamo. Oh, che bello. C'è la vado freno? Nessuna la freno, vabbè. Freneremo, rallenteremo piano piano. Nel dubbio, usiamo la Vulcan. Precisa. Ok, una delle cose molto divertenti dell'F-15, appunto, che adoro, sono le prese d'aria, che se non lo sapete cambiano angolazione in base alla velocità. Più alta e più si alzeranno, fino ad aspirare molta aria per spingere quel motore. Ovviamente alle basse velocità invece così si abbassa, serve un po' per questo. Ragazzi, io direi che se la giocano pari, perché secondo me compensano. Uno è molto veloce, ha una grandissima accelerazione, quindi se ne può uscire tranquillamente da situazioni di stallo, situazioni in cui appunto serve velocità, oppure dove ci sono quelle mappe dove già parti ad alte quote e quindi i motori devono spingere tanto, e lì sicuramente lui avrà una grande, diciamo, un grande aiuto, anche a livello di uscirsene da situazioni, diciamo, sgradevoli. Quindi devi fuggire da un missile, sicuramente l'F-15 riuscirà molto tranquillamente a fare questo. Mentre per quanto riguarda il Su-27, diciamo, è inferiore su certi punti di vista, ma secondo me se la gioca molto meglio nel manovrato. Alla fine, diciamo, ognuno ha la sua. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate, ormai sono 20 minuti che abbiamo fatto questo video. Ditemi per chi fate il tifo, ovviamente il Mirage 4000 e il J39, porterò proprio dei video gameplay su quegli aerei appena ci sarà un release, o appena appunto avrò modo di poter mettere le mani su quegli aerei e appunto portare qualche video. Ditemi se il tutorial, un parolone, un metodo per fare il Cobra vi è stato utile, in modo tale che appunto cioè sapete come togliervi dalle vostre ore 6 un nemico scomodo. E niente, noi ci becchiamo presto, molto presto, in un prossimo video. Ho fatto anche una live dove vedo tutti gli altri mezzi dell'update che avremo. Ovviamente, guardate, secondo me quest'anno potevano mettere qualcosina in più, qualcosa di più divertente, ecco, per la questione di Natale. Ok, lì l'ha scritta 2024, spero l'abbiano fatto più carino, perché così è veramente... cioè, il mio soggiorno con l'albero di Natale è più bello di questo, quindi spero che si diano da fare sull'hangar, perché cioè, dai, se è uguale a quello dell'anno scorso, non lo so. Ragazzi, ci vediamo, buon Natale, e ci vediamo tra un paio di giorni con un nuovo video. Ciao.